Nel 1222 venne eretta una chiesa a Cannareggio, in Venezia. È la chiesa di Maria Maddalena, questa donna unica di cui si è potuto dire che dopo la Vergine Maria fu la seconda donna del Vangelo. Nel corso dei primi secoli, i cristiani indugiarono soprattutto sul suo ruolo di messaggera della resurrezione. Maria di Magdala è proclamata Apostola Apostolorum e Legata Legatorum, inviata degli inviati. Verso la fine del VI secolo, quando le invasioni barbariche volgono al termine, Papa Gregorio Magno identificò Maria Maddalena come la peccatrice anonima di cui ci parla Luca nel Vangelo e fece di lei il modello della conversione e della purificazione di cui la Chiesa, nel confronto contro i barbari, sentiva il bisogno. La Chiesa venne concepita a pianta circolare, l'unica a Venezia, con copertura a cupola emisferica di chiara ispirazione all'architettura dell'antica Roma. Sopra la porta d'ingresso vi è una lunetta con bassorilievo di simboli massonico-templari, l'occhio onniveggente inscritto nel triangolo e la scritta «Sapientia edificavit sibi domum». Approfondendo questo argomento, risulta quanto sia importante la presenza dei templari in questa costruzione. La Sapienza, o Sofia, è stata spesso associata alla Maddalena e ai versetti del Libro dei Profeti. La Sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue 7 colonne. All'interno, la chiesa presenta pianta esagonale con 4 cappelle laterali che conservano importanti tele settecentesche, opera della scuola di Giovanni Battista Piazzetta, ed un presbiterio quadrato occupante 2 lati. Ci sono altre tracce templari disseminate nella città, come le immagini delle triplici cinte, simboli legati alla comunità templare, incise in una panca di marmo davanti alla scuola grande di San Rocco, in un'altra nella basilica di San Marco ed una terza al piano superiore del fondaco dei tedeschi. Osservando la mappa del Corus, fondazione veneziana che raccoglie in un unico nome alcune tra le chiese più belle e importanti della città, si nota come la loro disposizione, indicata da punti rossi, crei l'illusione di un simbolo, ancora una volta, l'occhio inscritto nel triangolo. La chiesa della Maddalena, non facente parte del Corus, si trova alla base del triangolo che appare sulla mappa e posizionandosi di fronte alla chiesa con la mappa correttamente orientata, i simboli risultano allinearsi. Ma non è tutto. Il nome Corus nasconderebbe la parola Horus, nome della divinità egizia legata al culto del sole, figlio di Iside e Osiride, fratello di Anubi, il cui simbolo è proprio un occhio. Corus quindi conserva non solo le chiese, ma anche i tesori templari in esse disseminati e nascosti nel tempo dai monaci guerrieri. La Maddalena si inserisce in un più ampio contesto di misteri ed enigmi secolari che caratterizzano la città del leone alato, la città di San Marco, dove fantasia e realtà si fondono tra cielo e terra.